Tempesta d'amore anticipazioni. Puntate tedesche. Nicole aspetta un bambino da Michael. Cicogna in arrivo per Nicole Alves. Ad annunciarlo, sono le news sui prossimi appuntamenti di Tempesta d'amore trasmessi in Germania. La mamma di Anna, protagonista della 20ª annata, inizierà una turbolenta frequentazione con Michael che proseguirà non senza scossoni, tra alti e bassi. Il dottore esploderà di gelosia quando nella vita della donna piomberà un affascinante e carismatico direttore d'orchestra. In aggiunta a ciò, Lale Silan, la nuova fitness trainer, leggendo i fondi del caffè, le annuncerà che presto diventerà di nuovo mamma. Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. La storia d'amore tra alti e bassi di Nicole Alves e Michael Niederbull. In Germania, la 20ª stagione è appena entrata nel vivo. Essa vede al centro della scena la dolcissima Anna Alves, figlia di Nicole, ex governante degli Schwarzbach. Attorno ai nuovi protagonisti che stanno animando questa nuova annata, orbitano le vicende di altri personaggi, vecchi e nuovi, pronti ad emozionarci con le loro vicende. Tra esse, quella che vede al centro della scena Michael Niederbull e Nicole Alves è sicuramente tra le più seguite. Ex babysitter dei figli di Alexandra, Nicole si presenterà come una donna leale ed empatica. Arriverà al Fürstenhof in cerca di una occupazione stabile. All'inizio, dati i suoi vecchi rapporti con gli Schwarzbach, non verrà vista di buon occhio dai Salfield ed in particolare da Robert. Una serie di eventi, poi, porteranno i due a frequentarsi ed a scoprire di avere molti punti in comune. In concomitanza a ciò, anche Michael svilupperà dei sentimenti per Nicole. Un giorno, la donna riceverà delle email anonime che la colpiranno non poco. E così, inizierà una fitta corrispondenza con il suddetto ammiratore segreto. Una sera, nel corso di una cena ove sarà presente anche il Niederbull, Robert resterà scosso nel notare la forte intesa tra Nicole ed il dottore. La situazione si complicherà ulteriormente quando il Salfield chiederà al suo amico validi consigli per fare finalmente breccia nel cuore della donna. Sarà così che Michael gli rivelerà il segreto dei messaggi anonimi. E, a malincuore, gli consiglierà di spacciarsi per lui. Il giorno seguente, pentitosi amaramente, Michael deciderà di raggiungere la Alves per dichiararle tutto il suo amore. Ma sarà ormai troppo tardi, in quanto si ritroverà ad assistere ad un bacio appassionato tra Robert e Nicole. Passeranno i giorni e dal Salfield non resterà che rivelare alla sua amata la verità sulle email. Benché delusa, deciderà di perdonarlo, salvo poi recarsi dal Niederbull per pervenire ad un chiarimento. Sarà in tali difficilissime circostanze che Robert riceverà una proposta lavorativa dall'Italia. Stanco di lottare per Nicole, deciderà di accettarla. Nel frattempo, la Alves si ritroverà alle prese con seri problemi familiari. Pertanto, sebbene presa da Michael, deciderà di tenerlo a debita distanza. Hélène, la madre dei fratelli Richter, farà di tutto per farli avvicinare, certa dell'autenticità dei loro sentimenti. Una serie di equivoci e di malintesi, però, rovineranno tutto. In virtù di ciò, Nicole e Michael sceglieranno di ignorarsi e di far finta di non essersi mai conosciuti. La situazione cambierà quando tra la donna ed il medico si arriverà ad un nuovo incontro a distanza di tempo, nel corso del quale assisteremo ad un momento di vicinanza molto significativo. Le anteprime non rivelano esattamente cosa succederà, ma lasciano supporre che da quel giorno in poi, i due risulteranno inseparabili. Ma ecco che, una parola di troppo pronunciata dal medico, rovinerà tutto. Gli spoiler indicano che, nel corso di un confronto, Michael affermerà che per lui l'autonomia in una relazione è di fondamentale importanza. Titubante, Nicole fingerà di esserne d'accordo. Il giorno dopo, non potendo digerire l'amaro boccone, si ritroverà a discutere animatamente col suo fidanzato che, nel vano tentativo di rimediare, finirà per peggiorare la situazione. Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. Michael geloso del direttore d'orchestra di Nicole. Intanto, una profezia getta la donna in confusione. Proseguono le nostre anteprime che indicano che, dopo giorni contraddistinti da allontanamenti e tensioni, ecco che tra Nicole e Michael ritornerà nuovamente a splendere il sereno. La donna, in aggiunta a ciò, riceverà una allettante offerta come corista che le riempirà il cuore di gioia.
Determinata ad accettarla, si confronterà con Michael. Tutto cambierà, però, quando il dottore affermerà di non vedere l'ora di liberarsi dai suoi impegni per dedicarsi completamente a lei. In preda ai sensi di colpa, la Alves deciderà di rifiutare la proposta. Una sera, i due usciranno insieme. La cena, però, si rivelerà una vera e propria delusione. Affranta, Nicole prenderà poi consapevolezza di stare basando troppo la sua vita sul dottore. E sarà così che accetterà di entrare nel coro come solista. Intanto, nella speranza di recuperare terreno, Michael le organizzerà una serata speciale che lei, però, rifiuterà, affermando di aver accettato l'impiego come corista e di avere impegni per quella sera. Sebbene deluso, il dottore farà finta di niente. Una mattina, la Alves si alzerà senza un filo di voce. Disperata, chiederà aiuto al suo amato che le proverà tutte per aiutarla. Ciò porterà la coppia a vivere momenti dolcissimi. Dopo alcune settimane, Michael si offrirà di accompagnarla al coro gospel. Lei, però, si rifiuterà categoricamente, inventando una scusa dopo l'altra. Alla fine, sempre più insospettito, nel medico si insinuerà un terribile dubbio, che Nicole si stia innamorando dell'avvenente direttore del coro. Determinato a scoprire la verità, deciderà di seguirla. E così, non potrà che constatare con i suoi occhi quanto sia affascinante ed empatico il suo maestro. Dopo alcuni giorni, ecco che arriverà finalmente il momento della performance solista di Nicole. Essa si rivelerà un successo. Nel corso dell'evento, accadrà qualcosa che porterà il dottore a ribollire di gelosia. Le anteprime tacciono in merito e mantengono lo stretto riservo sulla vicenda, tant'è vero che Michael e Nicole non appaiono più nella trama per diverse puntate. Quel che è certo è che, trascorsi alcuni giorni, Laleka Ilan, la nuova personal trainer, leggerà i fondi di caffè a Nicole e le annuncerà che, presto, diventerà di nuovo madre. All'inizio, la donna non prenderà sul serio la profezia, ed anzi, scoppierà in una fragorosa risata. Dopo una settimana, delle strane nausee mattutine ed un prolungato ritardo la getteranno nel panico. Nicole attende per davvero un bambino. Gli spoiler lasciano velatamente intuire che la donna ed il dottore diventeranno presto genitori. Le cose vireranno realmente in tal senso. Ma ancora. Dal momento che poco prima della notizia della presunta gravidanza nelle trame è spuntato un nuovo personaggio, il direttore d'orchestra, molti sono i fans a ritenere che possa essere accaduto qualcosa tra lui e la Alves. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.